Alluvione di maggio, domani Figliuolo a Pesaro e Montegrimano. Villa San Martino, via i lavori per la cittadella dello sport. Donna vittima di soprusi, arrestato quarantenne pesarese. 30 anni senza Don Gaudiano, Pesaro celebra la solidarietà. Basket, da giovedì torna insieme a Canestro su Rossini TV. Una buona serata telespettatori di Rossini TV e benvenuti a questa nuova edizione di Rossini News, telegiornale di oggi, martedì 3 ottobre, che apriamo tornando ad occuparci dell'alluvione che lo scorso maggio ha procurato 16 vittime in Emilia-Romagna e procurato gravi danni nel nord delle Marche. È infatti atteso per domattina nella sede della provincia di Pesaro Urbino il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario alla ricostruzione, commissario che si focalizzerà sulle esigenze dei territori comunali della provincia per i quali è stato riconosciuto lo stato d'emergenza per i danni subiti, vale a dire Pesaro, Fano, Gabicemare, Montegrimano Terme, Montelabate, Sasso Corvaro Auditore e Urbino. Oltre a questi, anche Lunano, Urbagna e Pian di Mileto dovrebbero ora essere ricompresi nel provvedimento. Comuni cui sindaci incontreranno domani Figliuolo alla presenza del presidente della provincia Paolini, del governatore Acquaroli e del prefetto Greco per fare il punto su ricostruzioni e ristori. E ora cambiamo argomento e ci occupiamo di lavori pubblici. Prende sempre più forma il cantiere della cittadella delle basket nel quartiere di Villa San Martino, dove però non mancano le critiche per la gestione dell'impatto ambientale di questa edificazione. Vediamo. Aspettando di diventare cittadella dello sport, il quartiere di Villa San Martino si prepara ad un anno e mezzo di cantiere. Perlomeno nel suo spicchio d'accesso compreso fra via Togliatti e via Paganini. Qui infatti hanno preso vigore i lavori che realizzeranno la cosiddetta cittadella del basket con casa VL e il centro federale della pallacanestro che andranno a implementare il preesistente polo sportivo di piscina e centro pentathlon dell'impianto Facchini. Data indicativa di fine lavori dicembre 2024 per un maxi intervento da 4 milioni e mezzo di fondi PNRR che porteranno una nuova struttura coperta polifunzionale per basket e altre attività motorie, tribune, uffici, sale riunioni e pure un museo della pallacanestro. Il terreno preparatorio alla nuova edificazione non è stato però indolore dal punto di vista ambientale, con residenti e associazioni ambientaliste come la Lupus in Fabula che hanno stigmatizzato il taglio di una ventina di alberi. Il comune dal canto proprio risponde preparando un numero superiore di piantumazioni. Un cantiere che va ad aggiungersi a quello in corso da settimana all'affiancato campo da calcio sventrato per il radicale rifacimento del terreno con erba artificiale adeguati alla standard della Lega Dilettanti. Un'opera a carico della Delfino Sport, ditta già protagonista in questa estate, del rifacimento del manto erboso dello stadio Benelli appena inaugurato. Per il campo da calcio l'investimento è di 740.000 euro finanziati da un mutuo acceso dal comune con il credito sportivo. E la squadra mobile della Questura di Pesaro ha arrestato un quarantenne, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. Soprusi che sono stati raccontati in Questura lo scorso 25 settembre ad una giovane donna, già madre di due figli, che due anni prima aveva conosciuto attraverso i social quello che poi sarebbe diventato il suo compagno convivente. Il racconto della donna è stato quello di una gelosia ossessiva e di un'esistenza trascorsa in un clima di violenze fisiche, umiliazioni, controllo continuo su ogni comportamento, spostamento e comunicazione. Soprusi sistematici che hanno costretto la donna ad interrompere ogni rapporto lavorativo, isolandola da familiari e amici. Le indagini investigative hanno confermato quanto esposto dalla denuncia. La donna è stata ospitata in una casa d'accoglienza e il quarantenne in questione, che aveva lasciato Pesaro alla volta di Pescara, è stato rintracciato dalla polizia e arrestato con la misura di custodia cautelare in carcere sulla base delle accuse a suo carico. Il 10 ottobre del 1993 moriva Don Gianfranco Gaudiano. A 30 anni dalla sua scomparsa, Pesaro dedica una ricca giornata della solidarietà nel ricordo religioso che ha lasciato un segno profondo nella comunità cittadina.
Questo è un anno importante perché si festeggia il trentennale e si ricorda il lascito di Don Gaudiano, non solo nelle giornate stabilite con il programma ben dettagliato che è stato presentato oggi, ma è una riflessione che facciamo sul lascito di Don Gaudiano dall'inizio dell'anno, perché è stata una figura fondamentale nella costruzione del sociale nel nostro territorio e oggi, insieme ad altre figure del passato, lo ricordiamo perché quello che è la situazione del welfare, dei servizi sociali sul territorio comunale non solo, sono merito del lavoro e dell'impegno di figure come Don Gaudiano, che nelle attività che hanno svolto avevano sempre chiaro che al centro dei servizi ci doveva essere la persona, e diciamo con quello spirito ancora oggi noi siamo in prima linea e cerchiamo di dare risposte migliori al nostro territorio. Noi crediamo che Don Gaudiano abbia lasciato davvero tante cose. Lui diceva: potremmo fare tante cose. Potremmo fare tante cose, quindi non vogliamo ricordare una cosa del passato. Vogliamo riproporre alla città, alle persone, vogliamo riproporre un impegno, uno sguardo, un pensiero che possa in qualche modo riessere utilizzato anche oggi per trovare una serie di soluzioni, di movimenti proprio verso i più fragili. Per Don Gianfranco Gaudiano i più fragili erano tutte le categorie di povertà che andavano mostrandosi nelle varie situazioni sociali che evolvevano e che evolvono anche oggi. È stato il primo ad aprire una comunità terapeutica per tossici, è stato il primo ad aprire una casa d'accoglienza per extracomunitari, ebbene sì. È stato il primo ad accogliere malati di AIDS senza famiglia, ma la sua attenzione era prevalentemente rivolta al malato mentale, perché lui diceva: il malato mentale è il più fragile dei fragili, perché non viene creduto, perché si pensa che sia malato, quindi è il più fragile, non viene creduto nemmeno quando afferma dei diritti che sono legittimi e per tutti necessari. La nostra intenzione è quella di riproporre alla città un patto di solidarietà, un patto di anche in occasione di Pesaro Città della Cultura. Noi crediamo che questa sia cultura, una vera cultura, la cultura del debole, del fragile, dell'accoglienza, la cultura della risposta ai bisogni di base delle persone e di tutti i poveri di Pesaro. Io mi chiedo sempre, no, al di là della cultura della solidarietà, se può esistere una cultura senza solidarietà. Quindi richiamare questo aspetto mi sembra fondamentale, che sia un aspetto che guidi, direi, gli amministratori, ma direi un po' tutti noi, perché una città solidale è una città vivibile per tutti. E un anno e un mese dopo l'alluvione di Cantiano, il paese riparte organizzando due domeniche dedicate alla sua tradizionale Fiera dei Cavalli. Un argomento che approfondiamo con il sindaco Piccini, ricordandovi che l'8 ed il 15 di ottobre anche le nostre telecamere saranno presenti nel territorio cantianese di Chiaserna per documentarvi la fiera con due speciali che poi vi trasmetteremo in altrettante due prime serate. Un grande evento di ripartenza dopo purtroppo quell'alluvione dello scorso anno, che riporta Cantiano su una vetrina nazionale con un grande evento di promozione che genera ricadute economiche reali sul paese. Ecco, due giornate, l'8 e il 15 ottobre, in cui a farla padrone sarà il cavallo del Catria in particolare, e il turismo equestre, le animazioni equestre all'interno di un contenitore che ha un'unicità, quella di essere su oltre un ettaro di terreno alle pendici del Monte Catria, in un contesto ambientale di alta qualità e che offre un paniere di prodotti tipici di alta qualità. E quindi ecco una giornata, due giornate, due domeniche legate alle famiglie con intrattenimenti di vario titolo, quelli equestri con delle dimostrazioni di alta caratura
nazionale che provengono da Fiera Verona Cavalli, Roma Cavalli, dei Guinness World Record rispetto a alcune insomma, tipicità e manifestazioni equestre, più alcuni spazi di intrattenimento generalista, musica country, animazione per i bambini, il battesimo della sella, la possibilità quindi che i bambini salgano per la prima volta sul cavallo, quindi ecco un vasto contenitore all'interno del quale si potrà trovare un'intera giornata di relax e di intrattenimenti vari con questo indissolubile legame, con questo nobile animale nel territorio in cui nasce e nel quale liberamente vive tutto l'anno. E sarà la lettura il tema al centro del Festival del giornalismo culturale che torna dalle 5 all'8 ottobre a Palazzo Ducale di Urbino. Una rassegna sempre più ricca che è stata presentata oggi nella sede della Regione Marche e che ci viene illustrata dalla direttrice Lella Mazzoli. E in effetti quest'anno il festival, anche per celebrare i 100 anni dalla nascita di Calvino, è dedicato alla lettura. Leggere per far che cosa? Leggere per far qualunque cosa. Questo è l'invito ai giornalisti. Ci sono due panel particolarmente intriganti per i giornalisti. Uno che riguarda i giornalisti culturali, e abbiamo davvero un parterre di luminari in quel settore lì, e un panel invece dedicato ai giornalisti generalisti, ci sono direttori e coloro che in qualche modo organizzano anche l'informazione, per capire proprio cosa leggono, cosa leggete voi giornalisti. E questo è un aspetto. L'altra novità di questo festival, noi facciamo sempre una ricerca su come si informano gli italiani. Quest'anno la nostra ricerca, sempre per celebrare la lettura, riguarda cosa leggono i ragazzi. E abbiamo fatto una ricerca a livello nazionale, intervistando ben 2.000 ragazzi tra i 14 e i 19 anni, vi assicuro che 2.000 sono un numero molto alto, e abbiamo chiesto dove leggono, cosa leggono, ne viene fuori che gli schermi ormai sono gli spazi più importanti per la lettura, non solo carta, ma ricordatevi che la carta è ancora presente nei ragazzi di quella generazione. Ecco, con quei ragazzi abbiamo anche parlato direttamente, perché siamo entrati nelle scuole. Quindi la grande novità quest'anno è il coinvolgimento. Li abbiamo sempre coinvolti, ma quest'anno in modo particolare abbiamo coinvolto la generazione Z. Perché è ovvio che voi, non in futuro, oggi, parlerete a quella generazione. Quindi la comunicazione riguarda e l'informazione riguarda soprattutto loro. Questa è una grande novità. Tutto questo è raccolto in un libro che verrà presentato domenica mattina con delle eccellenze e ci sarà una chicca. Perché alla fine di questa presentazione di questi dati che riguardano la generazione Z, una neuroscienziata, la professoressa Matteoli, ci dirà se si legge ugualmente su uno schermo, se il cervello funziona allo stesso modo, se si legge su uno schermo o si legge sulla carta. Credo che questo sia un aspetto molto importante, a cui noi teniamo molto. Ci sono due premi dedicati ai giovani. Un primo premio che verrà consegnato venerdì e riguarda il giornalismo ambientale giovane, cioè chi si occupa di ambiente, perché cultura è anche questo. E il secondo premio invece lo consegna direttamente il festival, è il premio proprio Figicult 23, che è stato già assegnato, c'è già una vincitrice, e noi lo dedichiamo a giovani che abbiano meno di 40 anni, perché riteniamo che i premi vadano dati alle popolazioni più giovani. Chi fa questo mestiere da tanto tempo probabilmente ha più possibilità. E ha vinto una giovane donna che scrive anche in una importante testata, e quindi consegneremo a lei il premio FGCult 23. E restando ad Urbino, vi segnaliamo che il 7 e 8 ottobre torna anche BioSalus, Festival Nazionale delle Biologiche e del Benessere Olistico. Due giornate in cui piazze, vie e collegi della città ducale ospiteranno la 14ª edizione di un evento culturale unico nel suo genere, per il suo declinarsi nel centro storico di Urbino tra conferenze, convegni, dibattiti, spettacoli, aree tematiche commerciali dedicate al benessere, alla naturopatia, allo yoga, allo sport e al buon cibo. E a Pesaro passi avanti per far tornare alla vita il complesso delle Zoccolette, racchiuso tra via della Vetreria e via Battaglia e in stato di abbandono da ben 25 anni. Con il passaggio di oggi in giunta, l'oratorio della Misericordia procede in un progetto di accordo fra Comune ed ERAP verso future destinazioni d'uso come l'housing sociale, per il quale sono stati previsti 13 alloggi ed un hub progettato dalla cooperativa Labirinto, rivolto a servizi culturali ed educativi.
E a Montecchio di Vallefoglia sono stati completati i lavori di ristrutturazione di tinteggiatura della scuola dell'infanzia Regina Reginella 1. La scuola, che ospita 110 bambini, è stata oggetto di opere di verniciatura, impermeabilizzazione e contestualmente è stata posizionata anche una nuova telecamera di videosorveglianza esterna, una nuova panchina ed una rastrelliera di ricarica gratuita per le biciclette elettriche. E vi ricordiamo che domani a Pesaro iniziano i 5 giorni dedicati alla Festa dei Fiori che si terrà quest'anno in Viale della Repubblica. Fiori e piante protagonisti anche alle Garden Center Florio, che come ogni mese di ottobre si immerge nei colori dell'autunno. L'autunno è finalmente arrivato e il tema centrale di questa stagione sono sicuramente le zucche, coltivate direttamente da noi e sono un po' al centro delle attività autunnali, le prime proprio con i bambini, quindi il giardino delle zucche, il quale prevede una serie di attività per avvicinare i bambini al mondo della natura, e il secondo, la Flora Academy, un'area corsi nella quale sarà possibile intraprendere un piccolo percorso di formazione, apprendere i contenuti sufficienti a poter in qualche modo avere dei buoni risultati con le vostre piante. E poi una stagione piena di colori, oltre 25.000 ciclamini e tanti tanti fiori per poter riempire sia le vostre case che i vostri balconi. Tantissime le attività per i più piccoli all'interno del giardino delle zucche, dove per l'appunto, oltre ai dolci animaletti di Marco, il quale presenterà delle razze di galline, nane e di piccoli coniglietti ai bambini, ci sarà anche la possibilità di fare un laboratorio aromatico, quindi nel quale il bambino sceglierà la pianta aromatica che più gli piace e pianterà una piccola talea in un piccolo vasetto affinché lui possa coltivarla e farla crescere poi a casa sua. E quest'ultima poi, la successiva primavera, verrà piantata in giardino o in un vaso ancora più grande, rendendolo responsabile di una piccola pianta. E poi i giochi di una volta con il lancio al bersaglio, il quale ogni volta fa divertire tantissimo i bambini, e poi il tema centrale, nonché quello della decorazione della zucca, dove in un'area prestabilita avranno la possibilità di decorare personalmente la zucca che più gli aggrada. Ma non solo attività per i più piccoli, proprio perché l'autunno è una festa a 360 gradi che può accompagnare all'interno del garden tutta la famiglia. Partiamo dai corsi che facciamo in questo periodo con il fine in qualche modo di formare le persone affinché il loro pollice nero si possa trasformare in un pollice verde e dare un po' tutti i segreti e quelle che sono le informazioni principali affinché si abbia la possibilità di avere un buon risultato con le piante. E poi sicuramente la tantissima varietà e assortimento di colori. Una delle piante regine di questo momento è sicuramente il ciclamino. Questi ultimi vengono prodotti direttamente da noi a chilometro zero all'interno delle nostre strutture di coltivazione. Pensate che quest'anno abbiamo oltre 25.000 ciclamini con 40 colorazioni differenti tra cui poter scegliere. Per quanto riguarda i corsi, il calendario è ricco e nel periodo di ottobre per l'appunto prevede il corso sulla balconiera autunnale, decorazione delle zucche e anche quello di piante grasse e di terrari. Vi ricordo che le attività per i bambini proseguiranno tutti i weekend fino al 31 di ottobre. E l'ingresso è libero e gratuito, non è richiesta prenotazione e tutte le attività sono gratuite, se non l'acquisto facoltativo della zucca di Halloween. Per quanto riguarda invece i corsi, potete prenotare e visionare il calendario sulla nostra pagina social oppure venirci a trovare direttamente qui in Garden. Ci troviamo a Pesaro, in via Lombardia, e siamo aperti tutti i giorni.
Ed ora passiamo alle tematiche sportive. Ieri sera è finita con un pareggio la prima sfida nelle Benelli ritrovato dopo la riqualificazione del campo da gioco. Davanti ad una bella cornice di quasi 2000 spettatori, la Visse Pesaro ha pareggiato con la Fermana per 2-2. Pesaresi prima in vantaggio con Pucciarelli, ma Fermana che ha ribaltato il punteggio nello stesso primo tempo con le reti di Semprini e Curatolo. Del subentrato Silla, il 2-2 finale che contrassegna il primo pareggio stagionale per i biancorossi. E domenica scorsa ha solo sfiorato il colpaccio invece la VL sul campo di Brescia. Sarà un tema che approfondiremo giovedì 5 ottobre con il ritorno di Insieme a Canestro. Quarta stagione del programma di Rossini TV di approfondimento alle tematiche della Carpegna, Prosciutto, Basket e Pesaro che, come di consueto, torna puntualmente ogni giovedì alle ore 21:20, ma che vedrà un volto nuovo alla conduzione, ovvero quello di Elisabetta Ferri, a cui diamo il benvenuto in questa intervista. È iniziato il mese di ottobre, è iniziato il mese della Serie A di basket che è ripartita in questa domenica appena trascorsa e puntuale insieme alla Serie A arriva e torna l'appuntamento con Insieme a Canestro. Quarta stagione, prima puntata giovedì 5 ottobre, ore 21:20. Il format è consolidato ma c'è una grande novità, la conduttrice non c'è più Marco Cadeddu che salutiamo, al suo posto Elisabetta Ferri che intraprende questa nuova avventura. Beh, sono molto contenta, mi fa piacere e mi fa piacere parlare di pallacanestro all'interno di una TV. E sarà una bella occasione per conoscere da vicino i protagonisti di quest'anno. Sapete che ogni volta che arriva un giocatore nuovo, soprattutto dagli Stati Uniti, è un personaggio da scoprire, sia tecnicamente ma anche dal lato umano, che persona è, che cosa porta alla squadra, la sua storia. A me interessano molto queste cose, quindi cercheremo di farveli conoscere un po' anche come uomini, come ragazzi, e con tutto quello che portano alla VL. Il format è quello consolidato, approfondimenti, ospiti e soprattutto la costante delle interazioni col pubblico da casa. Esatto, questo è il punto forte di questa trasmissione, quindi faccio i complimenti a chi l'ha pensato. Il fatto di essere in diretta permette a tutti quelli che la seguono da casa, sia in TV, sia su Facebook, sul proprio cellulare, di mandare domande, di chiedere le curiosità, di interagire, quindi ecco, di essere protagonisti in qualche modo della trasmissione. Anzi, direi che i veri protagonisti sono proprio le persone che sono a casa, perché è in base a quello che loro fanno, alle domande che pongono, che poi la trasmissione si sviluppa e prende la sua strada, no? Tifosi che da casa saranno protagonisti della trasmissione con le interazioni in diretta, ma che poi saranno anche protagonisti a loro volta del contest consolidato di Insieme a Canestro. Sì, ci sarà quello che una volta si chiamava quiz, ma è questo. In realtà porremo una domanda in cui bisognerà scoprire appunto la soluzione che consentirà di vincere due biglietti per la partita successiva. E quindi questa è anche una bella occasione per chi magari non è abbonato o anche per chi lo è di regalare i biglietti che vincerà a qualche amico. Queste sono le costanti e poi anche le novità, che cosa vedremo dal 5 di ottobre? Allora, siccome quando sono venuta come ospite con Marco Cadeddu avevo visto che aveva destato molto interesse questa piccola finestra sul passato, cioè parlare dei giocatori che hanno vestito la maglia della VL, che ha, ricordiamo, 77 anni di storia, quindi tantissimi. Quindi nel nostro piccolo, magari in qualche puntata, dedicheremo qualche minuto appunto ad affacciarci in questa finestra sulla storia, ricordando magari i giocatori più importanti o anche quelli di cui non si parla più, quelli che sono rimasti nel cuore, quelli che hanno destato scalpore, soprattutto stranieri magari, e cercando di sapere se sono ancora vivi e che cosa fanno oggi. Per Elisabetta è anche un'aggiunta a un curriculum professionale particolare, una vita giornalisticamente trascorsa a fianco alla VL, dalla carta stampata alla radio, ti mancava solo la TV. È vero, io sono partita dalla radio, il primo amore, poi ho iniziato a scrivere e adesso passiamo allo schermo. È una cosa interessante, una nuova sfida, spero di farvi divertire. E allora in bocca al lupo ad Elisabetta Ferri che si appresta a vivere questa nuova avventura alla conduzione di Insieme a Canestro. Ora però vediamo qual è la prima serata di questa sera, perché alle 21:20 torna verso il Festival GAD. Vedremo infatti Paolo Pagnini chiacchierare con Cristian Della Chiara per quanto riguarda la 76esima edizione del Festival d'Arte Drammatica. A seguire poi ci sarà la commedia L'Acquario della Compagnia dell'Eclissi. Vi ricordo anche la nostra rassegna stampa domani mattina, come di consueto, alle ore 7:20 in diretta anche sulla nostra pagina Facebook. Ricordiamo anche le repliche. Ore 8:20, 12:20, 14:20 e 18:20.
e abbiamo sentito poco fa l'intervista di Elisabetta Ferri, vi possiamo dire quindi questa sera anche in anteprima quali saranno gli ospiti della prima puntata di giovedì 5 ottobre. Saranno in nostra compagnia Franco Arceci, il presidente del consorzio Pesaro Basket, e il giornalista Michele Zavagnini. Vi ricordo anche di intervenire in diretta con noi attraverso WhatsApp al numero che vedete lì, 370-366-7210, ma anche di commentare la diretta Facebook. E vi ricordo che ci saranno in palio anche due biglietti per la partita contro la Reyer Venezia di domenica. Ed è davvero tutto, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, vi auguro un buon proseguimento di serata.